Non posso crederci. Davvero non posso crederti, Serkan Bolat. Eda fumava. A cosa stavi pensando? Come hai potuto fare una cosa del genere? Guarda, Eda. Iniziò Serkan ma non lo lasciò finire. Davvero non posso crederti. Credevo fossimo d'accordo a mantenere il segreto per ora, almeno fino a quando non potrò vedere un dottore, ma ora l'intero studio lo sa? Io. E come mai lo sanno prima ancora che lo sapessi io? Ho fatto il test solo ieri. È incredibile. Che ne dici di questo? Serkan rimase in silenzio per un po' aspettando che lei aggiungesse qualcosa. Battimi. Eda lo guardò torvo. Yvette. Bitti. Senti, non l'ho detto a tutto l'ufficio, ovviamente. Ho solo detto a Engin che pensavo fossi incinta, sussurrò l'ultima parola. Tamammi. E poi non so come sia sfuggito di mano. Non sai come è sfuggito di mano? Gersiktemi. Eda alzò gli occhi al cielo. So che Engin è il tuo migliore amico, ma non potevi semplicemente chiedermelo? Come ce la faremo adesso? Lo negheremo. Come possiamo negare che stiamo per avere un bambino? Nello stesso modo in cui abbiamo negato questa mattina quando tua zia e mia madre ce l'hanno chiesto. Era completamente diverso. Com'era diverso Eda? Eda ci pensò un po'. Ma hai ragione. Forse non è così diverso. Tuttavia, ora capisco perché erano così curiosi oggi. Leila mi ha detto che la voce è iniziata a causa di una conversazione che Susan ha sentito tra Celine e Peril in cui stavano discutendo della mia potenziale gravidanza. Celine e Peril? Sapevo che Engin gliel'aveva detto. E? Che cosa hanno detto? A quanto pare è stata Celine a dire a tua madre del bambino. Serkan sospirò. Ovviamente. Si sono persino chiesti. Eda si fermò allora. Serkan si accigliò alla sua reazione. Che cosa? Se ci avvicinasse. Entrambi si fissarono. Li stava già avvicinando se si considerava il semplice fatto che attualmente si trovano a meno di 50 centimetri di distanza e non combattono. I ricordi della notte precedente sono spuntati nelle loro menti. Serkan non poté fare a meno di guardare le sue labbra e leccò le sue, desiderando ardentemente di baciarla all'infinito proprio come aveva fatto la sera prima. Intanto Eda sentiva questa forza irresistibile, attirandola a sé. Distrattamente fecero un passo più vicini l'uno all'altro, il cuore che batteva forte nel petto. Erano soli, niente poteva impedire loro di cedere ai loro desideri. Serkan. Aslian Imedemre Bey sono qui. Buirun. Eda e Serkan escono immediatamente dalla loro bolla dopo aver sentito Engin entrare con i due ospiti. Eda sentì le guance bruciarle sotto il palmo mentre cercava di riguadagnare un po' di compostezza. Nel frattempo poteva vedere come erano diventate rosse le orecchie di Serkan che la fecero ridacchiare. Adorava vedere l'effetto che aveva su di lui. Serkan alzò brevemente un sopracciglio verso di lei, ma lei scosse semplicemente la testa. Serkan Bey. È un piacere conoscerti. Emre Bey, benvenuto. Aslianim. Serkan Bey, la donna bionda gli strinse la mano per salutarlo poi Eda. Speriamo di non interrompere nulla? Chiese guardando tra i due. Yok yok, rispose Eda, in realtà stavo proprio andando via. Ne, sussurrò Serkan a Eda. Alla mia scrivania, Serkan, sussurrò Eda. Ho del lavoro da fare. Aspettarono tutti che Eda se ne andasse prima di sedersi attorno al lungo tavolo seduto al centro della stanza. Asli ed Emre erano ottimi amici di Efe, Emre e lui avevano frequentato la stessa università e avevano mantenuto dei legami molto stretti. Erano anche membri di una delle famiglie più importanti della Turchia, la famiglia Kafeshoglu, e quindi erano molto chiari e inflessibili su ciò che volevano e con chi volevano lavorare. In quel caso, volevano che Serkan facesse una ristrutturazione della casa che i genitori di Emre avevano lasciato loro per vedere se potevano affidare un progetto molto più grande che avevano da Artlife.
Sebbene questa ristrutturazione fosse molto meno prestigiosa o difficile della maggior parte dei progetti che di solito intraprendeva, Serkan non poteva semplicemente rifiutare. Quindi ha semplicemente acconsentito. Sarebbe una grande opportunità anche per ArtLife se potessero ottenere il progetto più grande. Efe ci ha anche parlato di una ragazza che lavora con lui. Per fare il nostro paesaggio, disse Asli Anim. Yvette. Eda. Efe ha risposto. Sì, Eda. Anche noi vogliamo lavorare con lei. Se lo desidera, ovviamente. Perché non dovrebbe? Piril, Engin ed Efe guardarono tutti imbarazzati Serkan mentre lui si limitava a sorridere. Sono sicuro che sarà felice di farlo. Perfetto allora. Adesso andiamo. Vi aspetteremo entrambi a casa nostra. Il nostro assistente vi manderà la localizzazione. Serkan Anhui e tutti si salutarono. Quando tutti ebbero lasciato la sala riunioni, Serkan si avvicinò alla scrivania di Eda. Stava parlando con lei la ma entrambi si fermarono quando lo videro avvicinarsi. Bevi il tè verde da Cim, ti farà bene. Grazie Leila. Eda lo disse alla donna prima che la lasciasse con Serkan. Va tutto bene? Sì, va tutto bene. Ho appena avuto un'altra ondata di nausea, tutto qui. Vuoi che chiami Dile Kanim? Yok. Non ce n'è bisogno. Mi limiterò a bere il tè che mi ha preparato e mi sentirò meglio. Sei sicuro? Chiese Serkan preoccupato. Eda sorrise. Sì Serkan. Non preoccuparti. Che è qualcosa che volevi dirmi? Sì. Asli ed Emreka Fashion gli vogliono che faccia i lavori di ristrutturazione della loro casa e tu il loro paesaggio. Efe ha consentito. Se non è un problema per te, ovviamente. Stai scherzando? Certo che mi piacerebbe fare il loro paesaggio. Efe mi ha detto che anche loro amano molto i fiori. Sarà una grande opportunità. Serkan cercò di non reagire alla parte di Efe e si limitò ad annuire. Ci stanno aspettando a casa loro entro un'ora. Va bene? Certo. Finisco solo alcune cose nel frattempo e poi me lo dirai quando sarai pronto per partire. Tamam. Tamam. Serkan è quindi tornato nella sala riunioni per continuare un po' di lavoro prima del loro appuntamento. Un'ora e mezza dopo. Eda e Serkan arrivarono alla proprietà di Asli ed Emre alla periferia di Istanbul. Era una bella casa di tre magazzini con pannelli bianchi e toni di accento blu. Eda è stata deliziata dal loro bellissimo giardino che ha potuto dare libero sfogo alla sua creatività. Mentre Serkan dava un'occhiata all'intera casa, prendendo appunti sui cambiamenti e le modifiche che doveva fare. Eda fece amicizia con Asli e discusse con lei di molti argomenti e in particolare dei due bambini piccoli della coppia. Eda stava chiedendo ad Asli della sua ultima gravidanza quando Serkan tornò nella stanza. Ok, ho finito di guardarmi intorno. Lavorerò sui piani oggi e te li manderò stasera o domani mattina presto in modo che i lavoratori possano iniziare il prima possibile. Grazie mille Serkan. Disse Emre. Non vediamo l'ora di vederli. Strinse la mano a Serkan. Non dimenticare la nostra piccola festa stasera. Siete entrambi invitati così come l'intera squadra. Ci saremo, disse Eda, abbracciando Asli. A presto. Serkan si accigliò vedendo i segni dell'affetto. Come aveva Eda ad avvicinarsi così tanto ad Asli così presto? Era qualcosa che non avrebbe mai capito. E perché faceva sempre progetti senza prima chiederglielo. Salutò anche Asli e poi condusse Eda alla porta. Ha tenuto la mano sulla sua schiena fino alla sua macchina. Una volta che furono entrambi allacciati all'interno, Serkan parlò. Perché hai detto che saremmo stati lì alla festa? Perché? No. Voglio dire, sono clienti piuttosto importanti dell'azienda. Quindi ho pensato che non sarebbe stata una festa che ti saresti perso. Beh, sì, ma abbiamo molto lavoro se vogliamo consegnare i progetti entro domani mattina. Non credo che ci vorrà molto tempo.
La loro casa non richiede molto lavoro. Forse non sull'esterno e sul giardino, ma la casa è un'altra storia. Specialmente il tetto. Ho notato alcune